Giuseppe, suo sposo, poiché era un uomo giusto e non voleva accusarla pubblicamente, pensò di ripudiarla in segreto. Questo breve versetto ci fa pensare il dilemma morale che visse Giuseppe, perché ripudiarla pubblicamente avrebbe significato questo, Deuteronomio 17,5: farai condurre alle porte della città quell'uomo o quella donna che avrà commesso quell'azione cattiva e lapiderai quell'uomo o quella donna così che muoia. Era una condanna a morte. E quindi dove si trova Giuseppe? Si trova in un dilemma morale, perché unirsi, lo dirà anche Paolo nella logica del Nuovo Testamento, chi si unisce a una prostituta contamina il Tempio del Signore. E quindi c'è questo dilemma che il genio religioso di Giuseppe cerca di risolvere, da un lato salvando la vita a Maria e dall'altro lato mantenendosi nella purezza. A me mi ha fatto subito pensare ai tre stadi della vita di Kierkegaard. Lui parla di tre stadi che sono lo stadio estetico, lo stadio etico e lo stadio religioso. Lo stadio estetico è l'uomo godereccio, è l'uomo mangione, beone, così, l'uomo del carpe diem nel senso più banale, più volgare del termine, l'uomo che coglie l'attimo godendo al massimo di quello che la vita offre, senza progettare, senza elevarsi all'altezza della sua umanità, perché questo è il nostro dramma e sfida come esseri umani, che siamo chiamati ad elevarci all'altezza della nostra umanità, ancora prima di diventare santi, di essere all'altezza di essere umani, perché il progetto umano che Dio ha fatto su ognuno di noi è un progetto divino. Il secondo stadio è quello etico, è lo stadio della morale, lo stadio dell'essere all'altezza di una legge di vita, una legge che conduce la tua vita, una legge che ti permette di guardare allo specchio e non sentire l'impulso di sputarti in faccia. Una legge che magari anche possiamo applicarla in termini simili a quelli che dice Gesù nel Vangelo: non fare agli altri o fa agli altri ciò che vuoi che facciano a te. Una legge che regola il vivere umano. Ed è lì che si trovava Giuseppe. La legge, in qualche modo, dato che il tradimento apporta morte, deve portare morte a chi tradisce. Questa forse era la logica dietro al comandamento, dietro a questo versetto che abbiamo letto del Deuteronomio. Però, come diceva qualcuno, occhio per occhio il mondo diventa cieco. Gesù svuoterà un po' questo comandamento, non svuotandolo, ma riempiendolo di una vera giustizia, una giustizia che salva, una giustizia di cui il Papa ha ripreso una espressione agostiniana, misericordia et misera, una misericordia che recupera la misera, le redona una vita. In qualche modo Giuseppe era un pre-evangelizzato, recuperava quello che Gesù verrà a mettere in lettere chiare. E il terzo stadio è lo stadio religioso. Per vivere al di là dello stadio etico c'è uno stadio relazionale, dove il rapporto non è più tramite una legge, ma il rapporto è diretto, il rapporto con il Signore. È un rapporto personale che ti trasforma come persona, che ti fa guardare gli altri come persone e che ti rivolge a colui che è la persona. E a tal proposito vi vorrei raccontare un piccolo racconto rabbinico. Si racconta che una volta un fuggitivo si è presentato in una città
Questo fuggitivo però era seguito da dei soldati che lo volevano uccidere. E quindi è arrivato in quella città, ha pregato: datemi rifugio, e la gente un po' impaurita, un po' gli hanno dato rifugio, finché non si sono presentati questi soldati e quindi le hanno detto: abbiamo visto che è entrato in questa città, se non ce lo date uccidiamo tutti. E quindi lì il rabbino capo di quella città si ricorda della scrittura in cui si dice: è bene che muoia uno piuttosto che perisca tutto il popolo. E quindi prende questo uomo e lo consegna a queste persone. Allora di notte il Signore ti parla nel sogno e gli dice: cosa hai fatto? Gli dice: ho soltanto letto la scrittura e colto quello che poteva salvare la situazione secondo la tua parola. Gli ha detto: ma non hai guardato neanche per un istante il volto di quell'uomo. Quello era il Messia. In qualche modo, a volte, in nome della legge, che dovrebbe elevarti al di là dello stato consumistico, perché questo è lo stato estetico nella visione kierkegaardiana, a volte fissarti sulla morale senza guardare in faccia le persone ti fa slittare al di sotto della morale. Ed è qui che appare la grandezza di Giuseppe. In grande silenzio fa risuonare dentro di sé la parola di Dio. Questo a livello di una lettura. Cosa dice il testo? Vi ho presentato diversi modelli per stare con il testo sacro. Questa sera vi propongo un modello in cui non solo ti immagini dentro la scena, ma in qualche modo tu diventi la scena in cui i personaggi di quel racconto sono i tuoi stati d'animo, sono le tue scelte, sono quello che tu vivi. Entriamo nel caso concreto di questo Vangelo. Abbiamo Giuseppe, Maria e naturalmente l'angelo, che vivono una situazione contrapposta. Maria riceve un annuncio, riceve una intuizione del Signore, è un po' come il nostro cuore che arriva, no, non il cuore emotivo, le emozioni, il cuore nel senso biblico del termine, quindi quella capacità di intuire, di arrivare prima, un po' come il Giovanni che arriva alla tomba di Cristo e crede ancora prima di Pietro. E poi c'è magari Giuseppe, con tutto il rispetto e l'amore per San Giuseppe, però che magari rappresenta ciò che ancora non ha percepito il Signore nella mia vita, ciò che vuole ragionare in termini di: ma come può essere? Ma cosa è successo? Ma cosa sta succedendo? Ripeto, in questo caso è veramente malvagio nei confronti di San Giuseppe, perché il protagonista vero è lui, però non gli faremo torto. E per introdurre questo momento vi voglio leggere una frase di Origene, il grande padre della lettura spirituale della scrittura. Non credere che questi avvenimenti si siano compiuti tempo fa, ma che per te, che oggi ascolti, non avvenga nulla di simile. Tutto si compie in te spiritualmente. Tutto si compie in te spiritualmente. Ecco, quindi il momento di riflessione stasera, questo testo, questo Vangelo, nella mia vita, oggi, cosa implica? Cosa dice? Personalmente per me, a maggior ragione, è veramente un momento in cui mi trovo così. Il cuore che intuisce un cammino e la razionalità, il senso comune, il buon senso anzi, che ti dice: calma, non ti fidare troppo. È bene avere fede, ma non troppa. È bene camminare dietro al Signore, ma è bene anche contare i tuoi passi, avere l'illuminazione giusta. La domanda che uno si pone: ma come intuire questa voce del Signore? Come cogliere la voce del Signore nel sogno del mio Giuseppe?
Innanzitutto, lo stadio religioso non nega lo stadio etico. Vi leggo il Salmo che accompagna le nostre letture, non tutto il Salmo, ma due strofe. Chi potrà salire il monte del Signore? Il monte del Signore è il monte della vita con Lui, perché nella letteratura biblica il monte rappresenta il luogo di Dio, il luogo dell'elevazione del cuore, dell'anima, del corpo, dei pensieri, di tutto. Chi potrà salire il monte del Signore? Chi potrà stare nel suo luogo santo? La risposta: chi ha mani innocenti, chi non è imbroglione, chi non fa umma umma, chi ha mani innocenti e cuore puro, chi veramente purifica il cuore, perché i puri di cuore vedono Dio. Purificati. Quello che dicevamo la volta scorsa, diventa come l'ago della bilancia. Rinuncia ai tuoi attaccamenti disordinati. Poi chi non si rivolge agli idoli, chi non idolatra qualcosa nella sua vita, perché a volte le cose belle nella nostra vita le roviniamo trasformandone in idoli, trasformando ciò che è importante in priorità assoluta e capovolgiamo le priorità delle nostre vite e perdiamo il criterio, capovolgiamo la piramide, grazie. Egli otterrà benedizione dal Signore, giustizia da Dio, sua salvezza. Ecco la generazione che lo cerca, che cerca il tuo volto, Dio di Giacobbe. Quindi questa innocenza delle mani, questa purezza del cuore, diventa espressione della ricerca del volto del Signore. L'etico non viene negato, viene elevato, viene trasformato in incontro. Passa dal osservare una legge al guardare un volto, a lasciarsi guardare da un volto. E Dio è misticamente presente in ogni opera di bene che in piena coscienza intuiamo e mettiamo in pratica. Dov'è Dio? È nell'atto più buono che penso di poter e di dover fare in questo momento. E quando l'essere umano si mette a fare umilmente, a camminare con questa luce che ha per oggi, si trova già sulle vie di Dio, perché la volontà di Dio si manifesta lì. È quello che succede a Giuseppe. Giuseppe, per aprirsi all'ispirazione di Dio, fa quello che sente in profonda coscienza, andando al di là della legge, andando al di là dello stato etico, entrando nello stato dell'incontro. Non c'è altra via per conoscere la volontà del Signore. Lo dico a tanti giovani che iniziano a dirmi: ma nel mio discernimento c'era quel signore che appena ho pensato divento suora mi ha sorriso, magari il Signore mi ha parlato in quel sorriso, oppure non so, camminando per strada trova un'immagine di Madre Teresa di Calcutta e pensa: ecco, mi sta chiamando ad andare dalle sorelle di Madre Teresa. Peccato che dopo 5 metri trova Belen Rodriguez e dice: che devi fare, la soubrette. Cioè, il Signore non parla con queste cose così gettate a caso. Magari queste cose sollecitano qualcosa in me, allora devo ascoltare quello che sollecita in me, ma parla nella concretezza della vita, nel seguire quella luce che è di quel giorno, nel chiedere e nel vivere della grazia del pane quotidiano. E quando il Signore chiama, parafraso un po' Santa Teresa d'Avila, lei dice, anche lei che aveva delle locuzioni: tante volte non sono parole udibili, anzi, spesso non sono parole udibili, ma sono parole indelebili. Quando il Signore parla, nel tuo cuore c'è una forza, c'è una certezza, non sparisce la paura. Cioè, ve ne parlo anche stando un po' dentro. Quando il Signore ti dà la certezza, anche se di certezza è difficile parlare, in inglese c'è una distinzione tra parole.
certainty e certitude. Certainty sembra una cosa un po' più oggettiva, quindi sono certo che questo è qui davanti a me. La certezza che il Signore dà dentro è una certitudine, se vogliamo metterla così, ed è qualcosa che è radicato dentro di te, che quando cerchi di spiegarlo a qualcun altro forse non riesci a spiegarlo, ma ne sei più certo di quanto è certa questa cosa davanti a te. Quando è così, è il momento di fare quello che ha fatto Giuseppe, di prendere il nuovo che Dio apporta nella storia. Perché c'è una cosa certa, che nella mia vita e nella tua vita c'è una novità che Dio apporterà. È una sfumatura di Cristo che vuole apportare. E se non hai il coraggio della novità di Dio, c'è un piccolo aborto di Cristo nella storia. Una goccia di Cristo che mancherà nella storia. Questa meditazione con un passo che è capitato provvidenzialmente a fagiolo in questo periodo, importante per le scelte della mia vita. Dio è questo lo dico io, che è un tratto da un libro che ho appena consegnato, lo dicevo prima. Dio è misticamente presente in ogni umile opera di bene che rimane aperta all'ispirazione divina. E qui la citazione che vi voglio portare. Fino a che uno non si compromette, c'è esitazione, possibilità di tornare indietro, e sempre inefficacia. Rispetto ad ogni atto di iniziativa e creazione, c'è solo una verità elementare. L'ignorarla uccide innumerevoli idee e splendidi piani. Nel momento in cui uno si compromette definitivamente, anche la provvidenza si muove. Ogni sorta di cose accade per aiutare cose che altrimenti non sarebbero mai accadute. Tutta una corrente di eventi ha inizio dalla decisione, facendo sorgere a nostro favore ogni tipo di incidenti imprevedibili, incontri e assistenza materiale che nessuno avrebbe sognato potessero venire in questo modo. Tutto quello che puoi fare o sognare di poter fare, incomincialo. Il coraggio ha in sé genio, potere e magia. Con la persona che scrive questo paragrafo non so che fede avesse, ma sicuramente leggendo questo nell'ottica della fede, noi sappiamo che quando accogli quel seme di Dio nella tua vita, non può che nascere salvezza, non può che nascere qualcosa di Gesù Salvatore.